grazie al Presidente del Consiglio per aver organizzato questo Consiglio Comunale, non voglio chiamarlo straordinario, nella straordinarietà mettiamo un valore, attribuiamo un valore, che è quello di una normalità. Speriamo invece che ci sia una serie di normali consigli comunali che possano via via monitorare quello che tutti noi auspichiamo, e che il MUOS definitivamente, insomma, si allontani dalle famiglie di Misceni e di tutti i siciliani. Credo che questa giornata, nella sua particolare organizzazione temporale che viene dopo alcuni eventi, che io, per la verità, non per ragioni di esattezza, ma soprattutto per volere, mi permetterà l'onorevole, dovere cambiare quella parola, costretto, perché non, come governo non solo non la sentiamo, ma per la verità non ci sentiamo controparte di nessun siciliano. Crediamo di essere come governo l'espressione autentica di una condivisione e di una realizzazione di quello che è stato portato nelle piazze da Misceni con il programma del Presidente Crocetta. Il sindaco Crocetta è venuto qui e ha detto che avrebbe rappresentato le istanze degli abitanti di Misceni, lo ha detto in campagna elettorale e me lo ha comunicato il 28 di novembre, allorché il 23 come firma di attribuzione di assessorato, il 28 l'ho incontrato, e se mi ha detto quali erano i punti, naturalmente li conoscevo, essendo stata come tanti di voi sua sostenitrice, conoscevo che uno dei punti del suo programma stavano proprio MUOS. È stata la prima cosa che mi ha affidato, nel senso che mi ha detto: guardo un po' questa vicenda, perché questa è una cosa che noi dobbiamo affrontare immediatamente. Quindi parliamo del 28 di novembre. Da quel momento, al di là di pochi giorni, il 5 di dicembre, si è insediata l'ARS. Ed io mi sono un po', insomma, camminavo un po' davanti quei grandi portoni ed ho visto una bandiera no MUOS di alcuni sostenitori, quindi di un comitato. Mi sono avvicinata, non sono stata avvicinata, mi sono avvicinato con loro, che hanno parlato, abbiamo scambiato i numeri di telefoni. Da quel momento in poi abbiamo cominciato una sorta di dialogo via mail, in cui abbiamo avuto modo di sostenere, di scambiare informazioni, di sentirci telefonicamente, per arrivare finalmente al 28 di dicembre, quindi voglio dire tra Natale e Capodanno, il 28 di dicembre, ad una riunione con tutte le associazioni no MUOS. Questo è quello che è avvenuto fino al 28 di dicembre. Anzi, addirittura, per la verità, in quell'occasione ho fatto partecipare il dirigente Arnone, perché il dirigente Arnone era chi aveva firmato, diciamo così, gli atti autorizzativi. Tutti ricordiamo quella riunione, molti di voi li vedo oggi qui a quel 28 di dicembre, e abbiamo addirittura, mi permetto di dire, concordato un testo, nel senso che abbiamo deciso insieme, eravamo un po' indecisi se mettere in vita o invece si sospendono i lavori. Insomma, abbiamo preparato una nota che aveva 1, 2, 3, 4, 5 indirizzi, quella nota unica. Quella nota lo mandavamo perché eravamo alla luce di cos'è che era avvenuto di nuovo, in che maniera potevamo chiedere la sospensione intanto dei lavori. Sapevamo tre cose che erano un po' le tre grandi novità. La prima, che era quella che nessun parere sull'incidenza che avrebbe avuto il sistema sulla salute dei cittadini lì c'era. La seconda era quella dell'aeroporto di Comiso. La terza era quella di un monitoraggio permanente rispetto all'attuale situazione, mettiamola così, perché non si può monitorare qualcosa che non c'è. Quindi anche lì dovevamo capire come mettevamo insieme queste informazioni. E poi gli altri due indirizzi, che erano quelli, quindi alcuni che riguardavano l'Istituto Superiore di Sanità, l'ENAV, il Ministero della Salute, e poi il 41esimo stormo di stanza a Sigonella e la Marina Militare Americana di stanza a Napoli. Questi erano i cinque indirizzi a cui noi rivolgevamo quella nota. Era il 28 di dicembre. Abbiamo quindi fatto questa discussione ed abbiamo anche detto che immediatamente, subito dopo, avremmo preparato questa lettera da inviare, che per le ragioni che tutti comprendiamo, ma anche per la parola coraggio che viene usata, io ce ne aggiungo un altro, che è responsabilità. La responsabilità che attiene non al dire più uno, ma a fare cose che si possono fare.
noi abbiamo, perché vogliamo raggiungere l'obiettivo, non vogliamo prendere un'iniziativa e poi dire noi insomma abbiamo cercato di guardare come era possibile poter raggiungere l'obiettivo, e lì allora ci hanno spiegato i nostri uffici legali della regione che noi dovevamo scindere la nota, nel senso che una nota andava inviata alla Marina Militare Americana di Stanza a Napoli ed insieme quella al 41esimo stormo, l'altra invece era la richiesta delle informazioni, in cui con la prima chiedevamo agli enti di fornirci tutte le informazioni che sino a quel momento non avevamo, e con la seconda di dire, visto che noi non abbiamo quel parere, intanto vi invitiamo a sospendere. Questo era un po' dal punto di vista, e mentre preparavamo questa norma, l'11 mattina, come tanti di voi sanno, quel venerdì 11 mattina mi arriva una telefonata. Devo essere sincera, fino a quel momento non c'era stato un contatto né con l'assemblea regionale né con quanti avevano seguito, se non proprio con il comitato. Ricevo un sms da uno di voi che mi viene detto: guarda un po' cosa è successo questa notte. E allora quella mattina io mi trovavo a Menfi per un convegno sull'altrettanto tema interessante ambientale delle discariche. Ho lasciato il convegno a Menfi, sono arrivata a Palermo ed è partita la nota. L'11 è quella data, la stessa data in cui i cittadini e di coloro che presidiavano il Nomuos, nella stessa data in cui hanno deciso di sfidare, mi permetto di dire, in quella stessa data noi abbiamo risposto.